in collaborazione con Amici di Itinerari, ben ritrovati per questa nuova puntata. Oggi saremo nel Pavese orientale, saremo sulla riva destra dell'Ambro, esattamente saremo a Magherno, una località importante sotto il profilo agricolo ma anche artigianale, proprio al centro tra Pavia, Lodi e Milano. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo subito a conoscere il sindaco Giovanni Amato, perché è protagonista di un'importante inaugurazione organizzata proprio per le nostre telecamere di Itinerari. Seguitemi! Iniziamo questa puntata dedicata a Magherno un po' in modo anomalo, sindaco. Prima di tutto grazie, la iniziamo con un'importante inaugurazione strategica per questo territorio, un'infrastruttura viaria importante che collega due importanti centri della zona, ma che rappresenta uno sfogo che voi volevate soprattutto verso il Lodigiano, per tante realtà aziendali. Grazie direttore, grazie di essere venuto a Magherno, ti do il benvenuto. Sai che a Magherno ti vogliono tutti bene, ti seguono tanto su Telepavia Milano, quindi siamo molto contenti oggi di ospitarti e di ospitarvi e di dare soprattutto un'immagine del nostro paesello che pian pianino cresce, migliora e soprattutto oggi è un'occasione importante perché abbiamo riaperto una strada chiusa, una viabilità che per noi è fondamentale e che finalmente migliorerà sicuramente la qualità della vita dei nostri cittadini, ma anche dei cittadini dei territori limitrofi. Colgo l'occasione per fare un ringraziamento grande al presidente Vittorio Poma, che ha sostenuto questa causa e fino a che è riuscito a compimento. Quindi lo ringrazio in maniera molto forte. Voglio ringraziare il mio collega di Villa Anterio, il sindaco Corbellini, con il quale condividiamo un pezzo di strada e senza il suo supporto e il suo sostegno non avremmo portato a compimento quest'opera. Questa è una viabilità, sono 2 chilometri di strada che praticamente collegano la 235 alla SP9, è un collegamento per Magherno fondamentale in quanto comunque ci permette di accorciare le distanze verso il vicino Lodigiano, verso il Piacentino, il sud Milano, e quindi è molto importante per le persone che vanno a lavorare, per le famiglie, anche per gli stessi mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, perché abbiamo la vicina caserma di Villa Anterio. E quindi per noi è importantissimo, come importantissimo anche per i collegamenti di Torre d'Arese, nostro comune con il quale abbiamo l'unione, e anche il vicino comune di Marzano. È una battaglia che abbiamo condotto tutti insieme e finalmente siamo riusciti a riaprirla. Un'ultima cosa, speriamo che con questa apertura, visto che comunque adesso girerai anche le attività commerciali e ovviamente le attività produttive del nostro territorio, del nostro paese, ricordo che nel lontano 2015, quando
chiusero questa strada, le attività commerciali ebbero una ricaduta sul loro fatturato, quindi di oltre il 30% nei primi 6 mesi. Il mercato immobiliare ebbe anch'esso una perdita ingente, sia in investimenti ma anche nel valore stesso. Crediamo che con questa nuova riapertura, con una riapertura in sicurezza, fatta ovviamente con i criteri di una viabilità ordinata, con limite di velocità 50, con un carico non pesante, quindi fino ai 35, si possa ricongiungere questo territorio alla vicina, soprattutto Villanterio, ai comuni limitrofi, e quindi dare un servizio a tutto il territorio del Basso Pavese. Bene Sindaco, io ti ringrazio per aver organizzato proprio per le nostre telecamere questa importante inaugurazione strategica per il tuo territorio e per tanti sindaci. Se sei d'accordo inizio il tour alla scoperta del tuo paese. Grazie, a dopo, ciao. Siamo con Silvio Corbellini, sindaco di Villanterio. Il tuo collega di Magherno Amato, insomma, ha osannato il fatto che avete unito le forze per portare a casa un importante risultato per la vostra zona. Sicuramente io sono soddisfatto perché è una battaglia che è iniziata nel 2015, perché ricordiamo che la provinciale 116 Villanterio Magherno fu la prima strada provinciale chiusa per motivi allora di sicurezza, a cui ne seguirono molte altre. Come credo abbia ricordato il sindaco di Magherno Amato, diciamo, la volontà degli amministratori del territorio, in particolare Magherno e Villanterio, con la collaborazione determinante del presidente della provincia, ha reso possibile questa riapertura dopo diversi anni. Diciamo, la strada è un collegamento che va a dimostrare, senza entrare nel merito delle attività commerciali e della comodità per i cittadini che ne potranno usufruire, è la dimostrazione che sul territorio l'unione fra gli amministratori per salvaguardare e migliorare quella che è la vivibilità e l'economicità dei territori è determinante. Noi coi comuni limitrofi stiamo procedendo su questa strada e sarà il nostro mantra, perché vorremmo fare in modo che dalle realtà, io non amo parlare di paeselli, parlo di realtà importanti per noi, trovare il modo di unire le forze per migliorarlo e far diventare omogenei i nostri territori sia determinante. Quindi questo è un passo importante che curiamo tutti. Mi auguro che, visto che l'accesso soprattutto sulla strada provinciale 235 a Villanterio, che è un po' anche riferimento territoriale come paese un po' più grande, possa essere dotato di un semaforo a chiamata, per cui con dei sensori, per cui nel momento in cui dalla 116 si andrà sulla 235 ci sia la possibilità di avere un'uscita ancora in maggior sicurezza. Questo è un obiettivo che insieme al sindaco Amato stiamo cercando di portare avanti. Bene sindaco, condivido in pieno le tue parole, soprattutto in merito al fatto che l'unione fa la forza, come si suol dire. Allora, adesso inizio davvero il tour alla scoperta di Magherno. Saluto i tanti ospiti presenti a questa inaugurazione, la Protezione Civile, le associazioni e i sindaci di questo meraviglioso territorio. Scappo e andiamo alla scoperta di Magherno. Una delle perle artistiche di Magherno è la chiesa parrocchiale dedicata a San Zenone. Siamo con Don Marco. Prima di tutto grazie di averci spalancato le porte della parrocchiale. Ce la racconti un po' questa bella chiesa, vissuta soprattutto? Esatto, soprattutto vissuta, bella e vissuta, e questo innanzitutto. C'era una chiesa antica qua, nel 1400, così è stata trovata una targa nel vecchio campanile. Poi dopo vari secoli questa struttura aveva bisogno di essere restaurata e quindi nel 1800 abbiamo la chiesa in cui ci troviamo. Abbiamo anche in parte, perché il parroco precedente, Don Fabio Curti,
l'ha sistemata ancora meglio, per cui ci troviamo in questa bellissima chiesa, quindi si parla di un 15 anni fa circa. La chiesa è dedicata e il patrono è San Zenone, vescovo e martire, facciamo la sacra la prima domenica di maggio. E poi c'è il coprotettore San Rocco, di cui c'è anche un oratorio, all'inizio di Via Chiesa, anche quell'oratorio, anche lui antico, del 1004-1005, ha avuto delle ristrutturazioni diverse. Poi, ecco, nel 1800, dopo aver restaurato questa chiesa, è stata dedicata proprio a San Zenone e San Rocco, la chiesa, e San Rocco è la sagra che si fa ad agosto. Come tanti sanno, ecco, la chiesa è dedicata a questi santi, ma c'è anche la devozione molto forte in Magherno e nei paesi vicini, ed è la Madonna dei Poveri. La Madonna dei Poveri viene da Bannò, in Belgio. Nel 1933 c'è stata questa apparizione. Come mai è arrivata a Magherno? Il parroco ha deciso, di quei tempi, ha deciso di portare qui questa devozione, con delle assonanze rispetto a quelli, gli abitanti di Bannò e gli abitanti di Magherno? Probabilmente sì. Comunque la sua volontà è stata quella di porre questa devozione, di alimentare questa devozione. E qui andiamo a vedere l'altare della Madonna dei Poveri, che è qui accanto. Possiamo vedere questa statua che è stata fatta incidere ad Ortisei da questi artigiani, ed è una statua anche qui molto bella. La festa della Madonna dei Poveri la facciamo a gennaio, c'è la novena e poi c'è la festa con la processione, con la Santa Messa solenne e tutto quanto, sperando che la situazione ci permetta di fare tutto. Comunque è una realtà molto bella, per cui la gente viene in chiesa ad adorare il Santissimo Sacramento, a pregare, a partecipare alla Santa Messa, ma un punto di riferimento nella maggior parte delle chiese è la Beata Vergine Maria, e qui in modo tutto particolare. Grazie mille per averci raccontato anche questa bella storia di fede, siamo davvero contenti di averla così tramandata anche noi con le nostre telecamere. Grazie. Buona giornata, arrivederci, a presto. Vi raccontiamo adesso una realtà agricola di questo territorio, è l'azienda di Daniele Zuc, siamo con appunto il titolare Daniele e con Giusy, siamo nel loro spaccio aziendale proprio davanti al municipio di Magherno. Allora parto da lui. Daniele, io voglio capire un attimo la tua realtà agricola, soprattutto la parte della campagna. Sì, benissimo, buongiorno a tutti. La mia azienda nasce nel 90, come piccola realtà, poi negli anni ci siamo sviluppati, abbiamo aumentato il terreno, abbiamo iniziato poi la coltivazione del riso, riso Carnaroli, visto che questa è una zona molto vocata proprio per il riso Carnaroli, e negli anni insomma è cresciuta l'attività, poi con il grosso aiuto di mia moglie abbiamo iniziato anche la vendita diretta, la trasformazione del risone in riso bianco, in risi preparati ma non precotti, dove viene un ottimo risotto, e anche di grappe dove il nostro riso la fa da protagonista, perché viene inserito proprio dentro nella grappa e quindi dà un buon sapore alla grappa. E niente, una realtà di circa 65 ettari come azienda, dove appunto coltiviamo riso, ma non solo riso, perché ci rifacciamo un po' a quella pratica culturale dei nostri nonni, diciamo così, della rotazione, dove alterniamo riso a mais e soia, dove troviamo un grosso beneficio anche per i terreni, poi soprattutto con la soia. Dopo riso abbiamo un grosso beneficio, questo ci permette anche di diminuire l'uso di prodotti fitosanitari come diserbanti, concimi,
e quindi non siamo una realtà biologica, perché non siamo una realtà biologica, però cerchiamo di coltivare in un modo abbastanza sostenibile, diciamo. Beh, complimenti, insomma, è molto importante, anche un segnale molto importante da dare ai nostri telespettatori, questo è il fatto di rispettare l'ambiente e quindi di ritorno rispettare anche il prodotto finale per il consumatore. Giusy, siamo nel vostro spaccio, come dicevo, al centro del paese, avete creato questo angolo davvero suggestivo dove si possono trovare tutti i vostri trasformati. Sì, sì, esatto, troviamo il nostro carnaroli, i nostri risotti che si possono trovare nelle buste da 300 grammi e anche nelle bottiglie del latte, riutilizzabili anche volendo, da 400 grammi. I nostri risotti non sono risotti precotti, sono dei risotti dove basta fare il brodo. La lista degli ingredienti è veramente corta, perché troviamo carnaroli classico, cipolla, prezzemolo e poi l'ingrediente principale del risotto, il fungo, l'asparago, il carciofo oppure lo speck. Ci sono dai risotti classici ai risotti un pochino più, diciamo, gourmet, chiamiamoli così. Mela ad esempio, pomodoro e basilico o limone magari molto delicato, che anche ai bambini piace perché è giallo, lo scambiano per lo zafferano, comunque va tantissimo. Poi abbiamo la nostra grappa, come diceva mio marito, e la farina che sta andando tantissimo, perché è la farina di riso è molto usata per il fritto, perché non trattiene l'olio ma rende il fritto molto delicato e croccante, e per i dolci perché li rende soffici. Infatti abbiamo anche preparato un piccolo ricettario con delle farine, i soufflé, i budini vengono proprio buoni, chi la prova ritorna, così come per il nostro carnaroli. Da 2 mesi a questa parte è partita la vendita online. Ci trovate sul sito www.risozucca.it, abbiamo delle promozioni con le spedizioni a zero costi, con un ordine pari o superiore a 50 euro. Se venite a trovarci presso il nostro spaccio potete vedere già dei cesti già confezionati, oppure venite a fare la vostra box, la possiamo tranquillamente confezionare insieme. E questo è quanto. Abbiamo anche dei prodotti di bellezza sempre a base di riso, qui trovate tutta a base di riso. Il riso è il principe della nostra terra, ma anche il principe anche della vostra attività. Complimenti, bravi. Grazie. Ho tra le mani questo libro, Magherno nel tempo, il paese raccontato dai Maghernini, una pubblicazione della biblioteca, perché ci troviamo all'interno di questo importante ente culturale cittadino. Siamo con Gigliola, che è una delle attiviste, una delle volontarie della biblioteca comunale di Magherno, perché avete realizzato durante il Covid questo bel libro che ripercorre il paese nei secoli, nei tempi soprattutto, più che secoli, attraverso delle immagini che i Maghernini vi hanno donato. Sì, ci hanno donato queste fotografie andando a tirarle fuori dai loro cassetti, sono i loro ricordi, magari anche dimenticati. Abbiamo proposto di portarci queste fotografie partendo da una datazione intorno ai primi del Novecento fino al 1970 escluso. Tutto era nato con l'idea di fare una mostra fotografica, che però causa Covid non abbiamo potuto allestire. Però abbiamo, diciamo così, sfruttato questo materiale, abbiamo deciso di farne un libro e quindi è venuta fuori questa pubblicazione che siamo riusciti a presentare soltanto quest'autunno, quando siamo riusciti a malapena a fare qualche cosa in presenza. È stata una bellissima esperienza e i Maghernini l'hanno accolta molto molto bene, anche perché appunto si rivedono nel loro passato. Certo, un viaggio nel tempo, come si suol dire. Gigliola, questa è una delle attività che avete fatto durante questa terribile pandemia, che purtroppo non è ancora finita, però è un segnale anche della volontà di guardare oltre, di guardare anche al futuro, perché no, attraverso il passato, come si suol dire, ma anche per far capire che la biblioteca è comunque attiva a prescindere.
Sì, siamo stati comunque attivi, abbiamo fatto una specie di smart working perché appunto non si poteva uscire, grazie a tutte le nostre tecnologie. Oltre a questo abbiamo fatto anche dei brevi video per ricordare la Sagra di Maggio, che anche in quell'occasione non abbiamo potuto festeggiare, e abbiamo anche lì usufruito delle fotografie delle sagre passate. Abbiamo organizzato questo piccolo video che poi l'abbiamo pubblicato sui social, anche quello è stato apprezzato. Cerchiamo di non stare fermi, abbiamo cercato di non stare fermi e diciamo così di fare andare avanti un po' la fantasia, aspettando tempi migliori ovviamente. Bene Gigliola, grazie mille per questo viaggio alla scoperta della biblioteca. Come diciamo sempre, viva la cultura, viva i libri. Allora, a proposito di cultura, gli spazi della biblioteca comunale ospitano a rotazione delle importanti esposizioni come questa. Siamo sotto al periodo natalizio, sotto Natale, quindi ospita una bella rassegna di angeli. Siamo con Maria Giovanna, che è un po' la collezionista di queste opere, dico bene? Oltre che la volontaria. Siccome c'erano i mercatini di Natale sulla piazza e la biblioteca è proprio in piazza, anche noi abbiamo voluto contribuire a questo periodo di feste con questa piccola mostra personale. È arrivata anche gente e anche piaciuta, quindi siamo stati contenti di farci notare. Un'altra bella realtà artigianale di Magherno è la Kohler, azienda specializzata nella realizzazione di serramenti in legno, e siamo con Jano, l'ultima generazione di questa dinastia, giusto? Spero non l'ultima, spero che vada avanti con i miei nipoti, con mia figlia, spero di non essere l'ultima, sicuramente sono la terza generazione, io e mia sorella. Ecco, esattamente quando nasce questa bella realtà aziendale? Nasce nei primi anni del 46 con mio nonno e il fratello di mio nonno, quindi lo zio di mio padre, eccetera, eccetera. Poi l'attività che si svolgeva, falegnameria a 360 gradi, quindi facevano dei mobili, serramenti, addirittura anche le casse. Le casse perché noi eravamo divisi per modo di dire, ma producevamo sia le casse anche per il nostro settore, perché abbiamo anche l'altra attività che è onoranze funebri. Infatti porto la divisa delle onoranze funebri. Sempre dal 46, dopo mio padre e mio zio hanno rilevato la società di mio nonno e del fratello di mio nonno, chiamandola Kohler, che il nome è proprio, l'anagramma è Kohler, sarebbe Colombi, Erminio e Rosolino. L'hanno portati avanti loro tenendo sempre il nome di riferimento per le onoranze funebri Colombi fino a qualche anno fa, fino nel 2018. Poi nel 2018 siamo subentrati io e mia sorella Hillary. La società è stata divisa, quindi abbiamo rilevato il ramo d'azienda delle onoranze funebri, la stiamo estrapolata, l'abbiamo portato va da solo con le sue gambe, e la Kohler falegnameria, che produce non più mobili o perlomeno a parte qualcosina, ma più che altro siamo specializzati sul settore del serramento, quindi dell'infisso in legno e legno alluminio. Poi siamo rivenditore di PVC, alluminio, eccetera, eccetera. Tutto quello che concerne l'edilizia sulla falegnameria però. Jano, io ho ancora una domanda prima di salutarti. Una falegnameria come questa è un po' come una sartoria, fate tutto direi quasi a mano, nonostante ci siano delle macchine e la tecnologia a supporto. Sì, certo, ci sono delle macchine a controllo numerico, quindi si fa tutto con anche molta precisione, però siamo ancora degli artigiani. Siamo degli artigiani, ci teniamo questo nome qua e facciamo un po' tutto su misura, proprio giustamente come una sartoria. Facciamo tutto su misura e cerchiamo il meglio, consigliamo il meglio anche al cliente e adattiamo anche il meglio a seconda della situazione. Jano, io ti ringrazio davvero di cuore, ti auguro buon lavoro e lunga vita a questa bella realtà artigianale di Magherno. Volentieri, grazie, grazie a voi, grazie.
Siamo ritornati in municipio, qui ritroviamo il sindaco di Magherno Amato e il vice sindaco Pedretti. Ti passo davanti perché vogliamo raccontarvi una bella storia, quello del rifacimento dell'area antistante il municipio di Magherno. E chi ce la spiega così in modo dettagliato se non il progettista e il direttore dei lavori Paltani, l'ingegner Paltani, che ha seguito da vicino questa importante opera che noi avevamo presentato, se non sbaglio, sindaco, nella puntata itinerale che avevamo registrato qui nel 2018-19, ecco, mi correggi. Ingegnere, facciamo un attimo il punto della situazione? Va benissimo, allora partiamo dal presentare quello che è, diciamo, il progetto complessivo del rifacimento dell'area, dell'ex area Grazioli, della viabilità principale della via Roma e dell'identificazione di piazza come vera piazza, la piazza Papa Giovanni, che attualmente è un parcheggio, non si può definire piazza. Ecco, per cui diciamo il progetto prevede una realizzazione di un parcheggio antistante il comune con l'edificazione del nuovo edificio dedicato agli uffici comunali e agli ambulatori. Come si può vedere nella tavola che state inquadrando, abbiamo una sala polivalente principale con tutti gli edifici comunali dedicati. Inoltre, al lato opposto abbiamo tutta la sala dedicata agli ambulatori, quindi con le due ambulatori, sala d'aspetto e i bagni. Esternamente possiamo trovare quello che è una sorta di box dedicato al ricovero degli automezzi del comune e della protezione civile, per poi passare a tutta l'identificazione di parcheggio e piazza diciamo dedicata al nuovo edificio e a servizio del pubblico. Abbiamo la nuova viabilità che si può, diciamo, vedere in questa tavola da quest'altra parte, quindi tutta la nuova via Roma verrà riqualificata con la posa di pavimentazione autobloccante rialzata, e abbiamo anche l'identificazione e la realizzazione della nuova piazza Papa Giovanni XXIII, quindi una realizzazione con delle fioriere, un'area pedonale e una fontana. Il tutto proprio per dare una nuova immagine e un'identificazione vera e propria di quello che è il centro cittadino, che purtroppo finora, diciamo, nel nostro territorio manca, non c'è, ecco. Grazie mille, ingegnere, per averci illustrato in modo così dettagliato come cambierà il volto, il cuore pulsante di Magherno. Va dato atto all'amministrazione di aver sempre creduto in questo progetto così significativo, così importante, perché è giusto dare un nuovo volto al cuore, come ho detto prima, soprattutto al centro di un paese, seppur piccolo, ma un centro che deve essere comunque vissuto a pieno. Bravi. Ed eccoci al nostro momento aperitivo, siamo nel cuore di Magherno, siamo al Civico 1 e siamo con Matteo e Lorenzo, titolare di questo bel locale accogliente dove si fa pizza di qualità. Matteo, questo locale nasce tutto durante una cena, in amicizia? Sì, durante il periodo del lockdown ci siamo trovati a fare due chiacchiere, è nata questa idea di aprire questa pizzeria, visto che il paese ne era al momento quasi scoperto. Lorenzo già faceva questo lavoro, mi ha proposto, a dire la verità, tutti e due ci siamo detti proviamo a fare questa avventura. Era il periodo del lockdown, però ci siamo rimboccati le maniche, ne siamo usciti discretamente bene, stiamo tentando di uscirne discretamente bene. E abbiamo aperto questo localino che sembra che stia andando tutto bene, le pizze sono buone e quindi, ma sì, vediamo adesso. Diciamo che stiamo puntando tanto anche a dare un prodotto di alta qualità, che è la cosa che ci teniamo più di tutti. Partiamo con un nostro aperitivo quasi sempre, la gente si accomoda, prende l'aperitivo, dopodiché passa la nostra pizza e sembra che vada bene, via. E passa la serata. Allora io invece vado da Lorenzo, insomma, che è il pizzaiolo del Civico 1, a chiedergli che cosa ci hai preparato. Allora, oggi vi ho preparato una pizza formato schiacciata, che usiamo lo stesso impasto di una pizza normale. Abbiamo messo pomodorini, rucola e bufala fresca. Di qua vi abbiamo preparato la Civico 1,
con l'aggiunta della mortadella, stracciatella e burratina, mentre di là abbiamo preparato una pizza storica, la pizza dello chef, radicchio, pancetta e scaglie di grano. Lorenzo, il tuo socio Matteo parlava di qualità, l'ho detto anch'io all'inizio, pizza di qualità, tutto nasce con delle materie prime ottime. Sì, sì, noi usiamo solo farine selezionate, mozzarella la compriamo caseificio tutto fresco e poi ci teniamo ad avere fornitori per avere la roba solo di qualità. Bene, che dire, amici, io direi di fare un brindisi, vi servo io questa volta. Grazie. E che dire, chiudiamo con questo brindisi, con una meravigliosa e fresca birra, questa tappa al Civico 1. Ragazzi, in bocca al lupo per la vostra attività. Grazie tante, grazie, grazie. Cin cin. Siamo nel centro di Magherno e siamo proprio all'interno di una tipica cascina di una volta e qui siamo con Luigi Negri, titolare dell'omonima azienda agricola. Allora Luigi, raccontaci un po' la tua attività, una piccola azienda che però fa prodotti comunque di qualità, cerca di rispettare anche l'ambiente. Certo, siamo costretti a lavorare nel rispetto dell'ambiente e la mia è una piccola attività di 20 ettari, metà foraggio e metà a mais, che oramai produciamo per le aziende che producono energia, e riesco, diciamo così, a campare perché non ho famiglia, perché se avessi una famiglia dovrei pensare ad altri introiti. Il discorso è quello, sul mio quantitativo. Fai solo mais o fai anche altro? Faccio mais e fieno, che vendo alle aziende che hanno ancora il bestiame, che ritirano durante la stagione adesso invernale, ritirano il mio fieno. Una tua realtà, quando è nata questa bella azienda? Ascolta, questa azienda qua è nata ancora da mio nonno, quindi mio nonno, mio padre e poi è passata a me. È che all'epoca, anche sul piccolo, riuscivi a concretizzare, ad avere un guadagno. Oggi come oggi, sulla piccola realtà, se vai a pari già ti va bene. Non parliamo di quest'anno, chiudiamolo, perché quest'anno le produzioni sono state quelle che sono state. Ci laviamo le mani. Luigi, che dire, in bocca al lupo comunque per la tua età e mai demordere. No, per quello anche noi sul piccolo ci rabattiamo, perché riusciamo a tirare avanti, perché non hai manodopera. Prima di tutto è tutto sulle mie spalle, diciamo così, perché se avessi delle spese extra non potrei, sinceramente. E poi, ti ripeto, non avendo famiglia, o bene o male ho sempre lavorato in proprio, non voglio agli ultimi anni andare dipendente di una società o qualcosa. Avanti così, quindi, avanti così. Va bene così, ti ringrazio. Vi racconto adesso una realtà che opera nel sociale qui a Magherno, è Villa Alessandro, una realtà, una comunità alloggi per anziani. Siamo con Alessandro, che è il titolare, piacere mio. Allora, spiegaci un po' che cosa siete e soprattutto che ruolo avete così fondamentale qui in paese. Villa Alessandro, come appena detto, è una comunità alloggio sociale per anziani che accoglie 12 ospiti autosufficienti o parzialmente autosufficienti ed eroga un servizio socio-assistenziale. Diciamo che uno dei nostri punti di forza maggiori è appunto il numero limitato di persone che possiamo accogliere, in quanto questo si traduce in una maggiore assistenza e cura della persona. Diciamo che la nostra giornata inizia con l'affiancamento di queste persone nell'igiene personale, la colazione, ci teniamo tanto alla lettura, infatti noi forniamo ai nostri ospiti quotidiani su cui leggere e siamo contenti perché questa è un'attività che tutti fanno, e in quanto possiamo dire che il nostro obiettivo principale è il mantenimento dell'autonomia e il benessere della persona. Un'altra attività su cui noi puntiamo tanto è l'aspetto fisico. Noi cerchiamo sempre di farli uscire dalla struttura, farli camminare, tante piccole cose che però
riempiono la giornata di queste persone. Insomma, una vera e propria famiglia siete, esatto, giusto? Esatto. Noi ci siamo una famiglia e le persone lo sentono perché c'è anche un rapporto interpersonale tra i nostri ospiti e il nostro personale dipendente che porta ad armonia. Bello, sono una bella realtà, quindi complimenti, continuate così. Grazie mille. Ed eccoci arrivati al nostro momento enogastronomico della puntata. Siamo alla Trattoria Nuove, siamo con Ersilia, che la sua famiglia, pensate, da 3 generazioni gestisce questo storico ristorante di Magherno. Oggi lei ha preso in mano le redini della cucina e proprio per l'occasione ci ha preparato davvero cose curiose, soprattutto come trasforma queste materie prime soprattutto. Ok, allora presentiamo le nostre farine tipico di questo posto qua. Abbiamo la farina di tipo 2 che facciamo la pasta. Poi abbiamo la farina di tipo 0 che messa assieme alla farina di tipo 00 facciamo gli altri ravioli, uno di brasato e uno di zucca che è forte della stagione. Poi abbiamo la farina di riso che facciamo le paste per i celiaci e i dolci per i celiaci. Allora, la farina della polenta che è la farina classica di queste zone. E poi abbiamo i 2 tipi di riso che si adoperano e si fanno in questo paese dalla nostra azienda agricola Zucca. Abbiamo il riso vialone nano che è il riso tipico di questo locale qua. Facciamo una ricetta della mia nonna, tipico che si fa solo in questo locale qua. E poi il classico carnaroli che si adopera un po' dappertutto per fare i risi mantecati. Ok. Ersilia, io ho ancora una domanda prima di ringraziarti e salutarti. Diciamo che questo locale voi lo gestite, la tua famiglia lo gestisce da ben 3 generazioni. È stata fondata dai miei nonni, è stato costruito poco per volta da mio nonno, mio papà e poi l'abbiamo preso noi nel 73 quando ci siamo sposati. 48 anni che lo gestisco io, ecco. Bene Silvia, complimenti, grazie ancora e soprattutto buon lavoro. Grazie infinite anche a voi, buongiorno e buone feste. Vi racconto adesso una bella storia assistenziale di questo territorio, quella della My Life Home. Siamo con Matteo che è il presidentissimo di questa realtà che fa tanto bene a questa zona, a questo territorio, alla provincia di Pavia. Però entriamo un po' nel dettaglio, cosa fate di preciso? Buongiorno a tutti, sono Vago Matteo, presidente dell'associazione My Life Onlus. Noi siamo un'associazione del territorio, nasciamo 5 anni fa a sostegno di tutte le famiglie che ruotano attorno all'ospedale San Matteo di Pavia, nello specifico nella pediatria. Diamo aiuti di prima necessità, ma anche sosteniamo i ragazzi in pediatria proponendo regali, andando incontro un po' alle esigenze che un bambino può riscontrare in pediatria e tentare di fargli vivere questa esperienza nel miglior modo possibile. Noi nasciamo come ODV, perciò organizzazione di volontariato, nella vita facciamo tutt'altro. Siamo in 6 persone che hanno creato questa associazione, 6 persone del direttivo. Nasciamo fondamentalmente, ripeto, per dare sostegno al territorio e aiutare le famiglie in difficoltà. E ultimamente, visto che siamo anche sotto il periodo natalizio, siamo anche presenti nella pediatria con una cassetta di Babbo Natale dove i bambini faranno le loro letterine. Abbiamo preparato 100 kit individuali, anche per questa pandemia abbiamo voluto dedicare ogni kit per ogni bambino per non mischiare ovviamente pennarelli, pastelli e via dicendo. I bambini passeranno qualche ora disegnando, facendo la letterina e a fine dell'anno, ovviamente verso il 23 e il 24, Babbo Natale farà visita a loro perché acquisteremo tutti i regali dedicati a questi bambini. Esaudiremo proprio i loro desideri, non andremo a prendere dei prodotti generici ma proprio quello che loro hanno scritto. Matteo,
Io davvero ti ringrazio di cuore per quello che fai, per quello che fate come associazione, come volontari, perché il territorio ha davvero bisogno di realtà come queste, e quindi sosteniamole nel vero senso della parola, anche attraverso le nostre telecamere. Che dire, bravi, complimenti e orgogliosi di aver raccontato questa storia. Grazie mille a voi, grazie a voi che ci avete dato voce, grazie anche al Comune che ci ha permesso questa intervista, e soprattutto ringrazio tutto il nostro consiglio direttivo, ma anche tutte le persone che ci hanno aiutato acquistando le nostre creazioni, i nostri panettoni e via dicendo. Grazie mille di tutto, grazie a voi. Vi abbiamo raccontato attività culturali, attività industriali, attività artigianali, adesso vi raccontiamo una bella realtà invece zootecnica, quella dell'azienda agricola Magnaghi. Siamo con Edoardo, l'ultima generazione, siamo nel suo allevamento, perché voi fate la produzione di latte, se non sbaglio. Sì, la mia famiglia si trova in questa azienda da 5 generazioni, io sono l'ultima generazione, ho 30 anni che compierò il 1° di gennaio dell'anno venturo. Gli animali che vedete sono animali da latte, destinate alla produzione di latte, che viene poi impiegato da un'industria di trasformazione per fare gorgonzola DOP, quindi proprio nella zona tipica facciamo un latte tipico per una produzione tipica. L'azienda si compone di circa 200 ettari a corpo unico, metà destinata alla produzione del latte e metà destinata alla produzione di altri cereali, principalmente riso da risotto Carnaroli. Ecco, tu hai detto che questo latte viene utilizzato per fare gorgonzola DOP. Che caratteristiche deve avere questo latte? Il latte che produciamo per essere destinato alla produzione di gorgonzola DOP deve avere alcune caratteristiche di sicurezza alimentare, organolettiche, e molto importante sono i foraggi e tutti gli alimenti che noi diamo da mangiare agli animali, che devono rispettare un rigido disciplinare. Quindi abbiamo una serie di controlli annuali che ci permettono di ricevere varie certificazioni che ci permettono appunto di destinare questo latte alla produzione di gorgonzola. Quindi una produzione di qualità, molto controllata sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista della qualità appunto organolettica, per avere un latte per un prodotto di altissima qualità. Edoardo, oggi si parla tanto di economia circolare, voi qui in azienda, se non sbaglio, la fate, perché utilizzate il letame che producono queste vacche e lo impegnate in campagna. Sì, noi utilizziamo tutto il prodotto refluo che deriva dagli animali, quindi sia letame solido che letame liquido, per la concimazione dei campi. Questo ci permette di ridurre l'apporto chimico destinato alle produzioni, come dicevamo prima, appunto risicole, ed è una cosa su cui noi crediamo molto, quindi il binomio tra allevamento e produzione cerealicola crediamo che sia vincente in una realtà come la nostra, che è una realtà tipica lombarda, ancora presente ma sempre più difficile da trovare, perché le aziende si stanno sempre più specializzando o nel settore cerealicolo o nel settore zootecnico. Noi crediamo che il mix tra questi due fattori possa essere un fattore appunto vincente, e infatti vorremmo sempre più sviluppare l'attività di allevamento in un futuro, anche con magari degli ampliamenti, per arrivare a chiudere sempre di più questo cerchio. Edoardo, idee chiare, quindi complimenti, siamo contenti di aver raccontato anche un giovane di 30 anni impegnato nel mondo agricolo, insomma è difficile anche trovarlo. Sì, diciamo che non è sempre facile, perché purtroppo le signore hanno fame tutti i giorni dell'anno, quindi Natale, Pasqua, Capodanno, noi siamo qua. Fortunatamente ho anche due collaboratori molto validi, che sono Andrea e Paolo, che ci tengo a citare, che sono qua addirittura del paese, quindi è tutta una gestione molto locale e di questo siamo molto contenti. Bravi. Grazie mille, buona giornata. Magherno è anche sinonimo di imprenditoria, e siamo presso l'azienda Andreana. Si occupa di carpenteria metallica, ma soprattutto realizza nastri trasportatori. Siamo con Andrea, che è titolare, l'ultima generazione che ovviamente entrate in azienda. Esattamente di cosa vi occupate? Noi facciamo nastri trasportatori, nello specifico evacuatori di truccioli. Sono quelle macchine che servono per evacuare i materiali di lavorazione, soprattutto nelle macchine utensili. Quindi sono quelle macchine che servono per evacuare i materiali di lavorazione da centri di lavoro, torni, frese, e comunque dove c'è asportazione di trucciolo. Andrea, come nasce un nastro trasportatore? Ci saranno delle fasi? Ci sono
tre fasi. C'è la lavorazione della lamiera, come si vede qua, dove abbiamo una macchina a taglio laser, dove viene comunque tagliata la lamiera, viene lavorata presso piegata con delle presse. Poi c'è una seconda zona dove c'è l'assemblaggio di questa carpenteria tramite della saldatura, e poi c'è la terza fase, che è il montaggio, dove vengono montate, verniciate e imballate le macchine. Ecco, qual è il vostro mercato di riferimento? Ma noi esportiamo soprattutto in Germania, che è il nostro mercato principale. Comunque ci stiamo espandendo anche in Italia. Più o meno adesso siamo al 50% come fatturazione, sia il mercato estero tedesco che il mercato italiano. Andrea, questa realtà l'hai creata direttamente tu, da giovane? L'ho creata io direttamente, a 18 anni mi sono messo in proprio e ho creato questa attività. Siamo partiti con due operai e adesso siamo comunque arrivati a una realtà di 22 dipendenti. Che dire, insomma, complimenti, perché trovare in una realtà come Magherno, come in provincia di Pavia, un giovane che si è tirato sulle maniche, come si suol dire, e ha cominciato a lavorare creando un impero come questo, insomma, ci vuole tanta fatica ma anche tanto ingegno. Complimenti. Grazie. Ora raccontiamo una bella storia di Magherno, quello della protezione civile. Siamo con il coordinatore Gualtiero Samaritani. Soprattutto in questo periodo così complicato e così difficile, la protezione civile, non solo qui ma a livello nazionale, ha svolto un lavoro davvero encomiabile. Sì, questo è quello che si può vedere dalle immagini che appaiono quasi giornalmente. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare un contributo fattivo, sia collaborando con l'istituzione provinciale negli hub vaccinali e anche durante tutto il 2020, anche nella fase qui in questo paese, dove abbiamo veramente aiutato e dato una mano agli anziani, a tutte le persone che avevano bisogno in tutto questo senso. Quindi ci siamo resi disponibili e utili, noi crediamo in questa cosa, un lavoro silenzioso fatto con molta modestia, che ci ha portato comunque a fare quello che effettivamente la gente si aspettava che facessimo. Due parole sul vostro corpo di volontari, so che siete tre nuclei, quanti volontari, insomma, facciamo un po' il punto della situazione sulla vostra attività. Allora, noi facciamo parte di un sistema che vede Magherno, Villanterio e Copiano uniti in questa convenzione, chiamiamola, con un servizio operativo intercomunale Basso Pavese, questa è la denominazione che è stata data. Siamo in questi tre gruppi una sessantina di volontari e io ho anche l'incarico di coordinare in caso di emergenza in questi tre gruppi. Dobbiamo dire che negli anni siamo molto affiatati, lavoriamo molto bene insieme, non abbiamo questioni di rivalità in questo senso, quindi effettivamente è una cosa che dà onore soprattutto alle persone che si rendono disponibili. Dal municipio di Magherno chiudiamo qui questa bella puntata dedicata al paese di Magherno, appunto. Io ringrazio davvero il sindaco per l'ospitalità. Grazie Stefano, voglio ringraziarti particolarmente perché nonostante la giornata non sia stata proprio bellissima, nebbia, freddo, gelo e quant'altro, siete stati qui presenti a valorizzare il nostro paese, a dare spazio alle nostre attività commerciali, ai nostri imprenditori. E quindi sono veramente contento, spero che veramente Magherno in questo passaggio venga valorizzato, anche perché abbiamo fatto tanto, faremo ancora tanto, e credo che il passaggio della riapertura della strada del Tombone sia stato assolutamente significativo. Voglio ovviamente ringraziare quanti mi hanno aiutato e soprattutto in primis il mio vice sindaco Massimo Pedretti, la mia consigliera Giorgia Campari, l'assessore Bonizzoni, il consigliere capogruppo Claudio Spada, voglio anche ricordare Marco Arnoldi, Mattia Pisano e Domenico Negri. E la mia squadra, quelli che in questi anni mi hanno accompagnato, mi hanno supportato, mi hanno aiutato e mi hanno anche sopportato. Quindi i risultati
sono evidenti, stiamo valorizzando, grazie anche ovviamente alla comunicazione, e veramente ti ringrazio infinitamente perché tieni sempre un punto Magherno nella bassa pavese di riferimento, e quindi grazie di essere venuto, grazie di essere qua, ci vedremo alla prossima. Sicuramente ci sarà un altro appuntamento importante, ce lo siamo detti prima, quando abbiamo ampiamente così spiegato il progetto che ci eravamo ovviamente dati nel 2019, quando ti presentai per la prima volta il progetto del nuova sede comunale, gli ambulatori, il polivalente, le nuove piazze. È chiaro che il Covid ha fatto un po' da padrona in questo passaggio. Noi ci siamo, sicuramente da gennaio, come diceva anche l'ingegnere, siamo pronti e quindi ti aspettiamo per l'inaugurazione. Ti invito fin da adesso a tornare a Magherno per l'inaugurazione, che avverrà presumibilmente verso la tarda primavera, magari nel mese di aprile. Grazie. Ci sarò sicuramente, sindaco, grazie ancora, grazie agli amici di Magherno ancora, anche per questa bellissima accoglienza, e ovviamente chiudo qui questa bella puntata. Noi ci vediamo la prossima settimana e vi ricordo come sempre che il nostro è un territorio da visitare ma anche da gustare. Ciao! In collaborazione con